Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Se mi seguite da un po', probabilmente ricorderete i lavori fatti la scorsa primavera sul mio piccolo balcone. Le migliorie da fare erano ancora moltissime, ma ora con l'arrivo della bella stagione posso tornare a lavorarci. In particolare nel video di oggi vorrei mostrarvi come ho riutilizzato questi barattoli di latta delle pesche sciroppate per realizzare, proprio sul balcone, un piccolo orticello di erbe aromatiche. Prima di iniziare a lavorarci ho scartavetrato il bordo interno della latta. Questa parte infatti è estremamente tagliente e preferisco sempre arrotondarla un po' prima di procedere. Con il mio piccolo e amato trapano a batteria ho creato un foro esattamente al centro del fondo della latta. Se non avete un trapano come il mio, comunque non preoccupatevi perché potete forare la latta anche utilizzando una semplice vite. Creato il foro mi sono spostata all'esterno ed ho colorato la latta utilizzando dello spray bianco. Naturalmente potete verniciare il barattolo con il colore e la pittura che più preferite purché sia resistente all'acqua. Nell'attesa dei tempi di asciugatura ho iniziato a lavorare a questa striscia di compensato chiaro. Anche questo è uno dei tanti avanzi del progetto del sottolavello. Come vedete nelle immagini, dopo aver preso con attenzione le misure, ho fissato queste piccole staffiadelle sul compensato, unendole con delle viti corte da legno. Ne ho avvitate tre su uno dei due lati più lunghi della striscia. A questo punto, prima di procedere, sono andata a segnare sul muro del balcone i punti da forare. Preferisco affrontare questa parte prima in modo da non avere ingombri a complicare il lavoro. Dopodiché ho lasciato a Marco il compito di realizzare i fori con il trapano, mentre io mi sono limitata ad inserire i tasselli. Ho quindi riportato la mensola sul tavolo ed ho passato su tutta la superficie questa vernice trasparente vetrificante, che oltre a proteggere il colore naturale del legno rende il tutto impermeabile all'acqua e quindi perfetto per un utilizzo esterno. Anche questa vernice deve asciugare per una buona mezz'ora. Nel frattempo ho ripreso la mia latta ormai asciutta ed ho creato un decoro nella parte in basso utilizzando dello spago fissato con la colla a caldo. Anche in questo caso la scelta decorativa dei barattoli è completamente libera in base al risultato che volete ottenere. Di queste latte bianche ne ho realizzate 6. A questo punto sono andata ad unire le due parti tra loro. Sulla mensola in compensato ho individuato 6 punti ad uguale distanza tra loro. Ho inserito una piccola vite da legno all'interno del foro della latta ed ho unito i barattoli alla mensola posizionandoli proprio al centro dei 6 punti individuati. Questo semplice accorgimento impedirà al vento di far cadere i barattoli tenendoli ben assicurati al legno. Preparato il tutto, ho semplicemente fissato la mensola ai fori sul muro ed ho inserito le mie erbe aromatiche all'interno dei barattoli. Per dare un tocco in più alla mensolina, ho deciso di realizzare anche delle piccole targhette in legno con i nomi delle erbe. Per farle, ho dipinto questi piccoli ritagli di legno con della vernice per lavagna. E una volta asciutti, li ho fissati su 6 mollettine in legno utilizzando la colla a caldo. Infine, dopo averci applicato le scritte, sono pronte per essere agganciate ai vasi. Ed ecco concluso il mio piccolo orticello di erbe aromatiche. A me piace davvero moltissimo. E voi che cosa ne pensate?
Fatemelo sapere con like e commenti qui sotto e se ancora non l'avete fatto, ricordate di iscrivervi al canale. Il balcone infatti non è ancora terminato e presto tornerò con tanti altri progetti dedicati proprio a questo ambiente. Fino ad allora vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.